La difficoltà di approvvigionamento idrico, sommata ad altre problematiche infrastrutturali, rende arduo il lavoro degli allevatori di distribuire uniformemente i movimenti delle mandrie e scoraggia il mantenimento delle attività pastorali tradizionali. I problemi reali che abbiamo in questi demani è l'acqua. Noi ci siamo forniti di cisterne da 1000 litri e un giorno sì, un giorno no, ma veniamo su con 2-3 mila litri di acqua. Ulteriore tempo, ulteriore dispendio di soldi, di mezzi. Quando qua ci sono delle sorgenti da tutte le parti, basterebbe insomma metterle un po' a punto per far abbeverare questi animali, insomma. Oggi la beverata è assicurata quasi, insomma, per il 50% diciamo dei laghetti di quota, sono laghetti morenici dove vivono specie anfibie che vengono gravemente disturbate dalla presenza degli animali di grossa taglia al pascolo. La rendono sporca e purtroppo ci costringono tutti gli anni a sostenere delle spese per gli sverminanti, per tutte queste cose che sono causate da queste acque sporche, no? Il continuo calpestio dei fondali e dei margini, infatti, causa fenomeni a volte gravi di erosione di terra e sversamento di fango nelle acque e ne causa l'eutrofizzazione. Il progetto Life Praterie ha dato un'importanza prioritaria al problema della redistribuzione dei punti d'acqua. Noi ci siamo occupati come servizio tecnico di andare a recuperare e a ristrutturare dei punti d'acqua di abbeverata per far sì che si avesse una distribuzione più omogenea sul territorio, diciamo, delle mandrie e non averle concentrate in alcuni punti. Realizzare altri punti di abbeverata ci permette di sottrarre all'abbeverata attuale i laghetti e quindi di assicurare la sopravvivenza delle specie anfibie. Tra gli interventi realizzati troviamo la costruzione di 3 nuovi abbeveratoi per il bestiame ed il restauro di 4 abbeveratoi preesistenti. Stiamo parlando di un'area molto delicata, un'area molto importante, a 1800 metri, zona di protezione speciale, sito di importanza comunitaria. Questo fontanile, per quanto mal ridotto, comunque ha sempre mantenuto una certa portata d'acqua anche nel periodo estivo, anche nelle stagioni più siccitose. Diciamo lì la sorgente è meno copiosa, qui invece c'è la sorgente a 2 metri, proprio di sotto le rocce, per cui anzi c'è il problema, l'acqua riesce pure fuori dalla fontana perché c'è troppo vento, perché ne esce, ne arriva tanto. Oltre agli interventi sui fontanili, sono state realizzate recinzioni su diversi laghetti d'alta quota, mediante l'utilizzo di recinti elettrificati amovibili, in grado di impedire l'ingresso degli animali da pascolo nelle acque.